Questa sera parliamo di quando, ciao Chris, di quando ci si sente invisibili, ma non è un superpotere. È un altro tipo di invisibilità, quella di cui parleremo. Secondo voi, quando è che ci si sente invisibili e perché ci si sente invisibili? Io vi dico la mia opinione, ma voi intanto iniziate a condividere. Secondo voi cosa vuol dire essere invisibili? Se vi siete mai sentiti invisibili? Perché ci si sente invisibili? E come, secondo voi, cosa potremmo fare o non fare per renderci meno invisibili, per renderci più visibili? Ok? Secondo me, per esperienza personale, per quello che ho imparato, ho studiato, ho constatato, dipende tanto il non sentirsi visti. Marisa dice quando non si è ascoltati, assolutamente esatto, perché comunque questo visti non è solo essere visti con gli occhi, ma essere ascoltati con le orecchie, ma soprattutto essere considerati, esatto, Maria Rosaria, essere considerati col cuore, sentirci visti, sentirci amati. Se non ci siamo sentiti visti, ascoltati, amati, crescendo in famiglia, dai genitori, è molto probabile che poi continueremmo a comportarci inconsciamente, ovviamente, poi magari può essere diventare anche una cosa conscia quanto ce ne rendiamo conto, ma iniziamo proprio a vivere una vita come se fossimo invisibili. Perché? Perché non abbiamo ancora trovato il nostro posto, ovviamente nella nostra famiglia, ma come sappiamo, se non abbiamo trovato il nostro posto nel nostro sistema familiare, che è poi un micro universo, è il nostro universo, è il nostro sistema più prossimo a noi, non troveremmo neanche, reclameremo, diciamo, il posto che ci spetta neanche nel mondo, perché tutto quello di cui noi siamo consapevoli e inconsapevoli a livello conscio, ma soprattutto inconscio, fa sì che o comunque pregiudica quello che noi sperimenteremo. Se noi ci sentiamo invisibili, se ci sentiamo non visti, se ci sentiamo esclusi, emarginati in qualche modo, noi manifesteremo, attireremo circostanze, persone che convalideranno questa nostra credenza, perché la vita ci dà sempre esattamente quello che noi, sia che ne siamo consci o che non ne siamo consci, cioè siamo inconsci di queste cose, ci dà sempre quello che noi intimamente crediamo, quello di cui noi siamo convinti, a seconda dei copioni, delle cose che noi ci siamo detti magari quando eravamo molto piccoli, magari in casa ci siamo proprio detti magari, ma sono invisibile, ma nessuno mi vede, nessuno mi ascolta, nessuno mi ama. E questa convinzione crea una vibrazione, un'emozione latente, uno stato d'animo che sarà un po' la base del nostro stato emotivo. E questo ce lo portiamo avanti fino a quando? Fino a quando uno non ce ne rendiamo conto e fino a quando poi facciamo qualcosa a riguardo. E se ne ce ne rendiamo conto che siamo adulti, e qui penso siamo quasi tutti adulti, immagino. Cosa facciamo? È il compito nostro vederci. Cioè, noi è necessario, se vogliamo poi essere visti e vedere gli altri, è necessario che diventiamo genitori di noi stessi, è necessario che ci prendiamo noi cura della nostra parte ferita, della nostra parte non vista, della parte che credeva di essere invisibile, che sarebbe poi il bambino ferito, il bambino innocente.
Diventando genitori di noi stessi, prendiamo questo bambino dentro di noi. Siamo noi che diciamo: sono io che mi prenderò cura di te. Non sono più gli altri che devono prendersi cura di te. E allo stesso tempo, cosa facciamo? Allo stesso tempo, lo so, facile a dirsi, non così facile a farsi, ma possibile, iniziamo noi a vedere veramente i nostri genitori. Cioè, ma vederli veramente cosa vuol dire? Vuol dire vederli senza avere aspettative nei loro confronti, vederli per quello che sono veramente, cioè prenderli nel nostro cuore, amarli così come sono. Una volta riuscito a fare questo, e le costellazioni familiari sono un metodo molto molto efficace per fare questi lavori, sia per diventare genitori di noi stessi e prendersi cura del bambino interiore, e sia riuscire ad accettare, a prendere nel cuore papà e mamma così come sono, quando facciamo queste due cose, molto probabilmente poi ci sentiremmo visti. E da noi stessi, e quando noi ci sentiamo visti da noi stessi, ci sentiamo amati, certo, fa sempre piacere che gli altri ci amano, ma no, non è più così importante che gli altri ci vedano e ci amano. Ma il paradosso è che una volta che non è così importante che gli altri ci amano, chi ci amino e ci vedano, molto probabilmente gli altri ci vedranno e ci ameranno. Perché anche qua c'è una simmetria molto profonda tra il fatto di come io mi relaziono con me stesso e come gli altri si relazionano con me. Per esempio, se io mi giudicassi, mi disprezzassi e non mi sentissi, appunto, non mi sentissi visto da nessuno, ma neanche da me stesso, molto probabilmente avrò l'impressione di essere invisibile agli altri. E sarà proprio magari così. Sarò magari quella persona che in un contesto sociale nessuno poi, o poche persone si ricorderanno di me. E così sono così potenti le convinzioni che abbiamo. La persona che si sente non vista o esclusa, quando gli si chiede magari a qualcuno che l'ha conosciuta, magari non si ricordano di lei. È così potente energeticamente la nostra convinzione su come gli altri ci percepiscono. La persona invece che quando appunto si rende consapevole di essere responsabile lei del proprio benessere, del proprio amore, e si rende per cui responsabile d'adulto di riconoscere, di amare per come sono i propri genitori, questa persona energeticamente cresce e quando magari non ha così importanza per questa persona, per questo individuo, che gli altri la vedano, l'ascoltino e l'amino, gli altri la vedranno, l'ascolteranno e l'ameranno. Perché? Perché lei si ama. Il metodo migliore per essere visti e oserei dire addirittura per essere amati, per far sì che gli altri ti amino, è quello di innamorarti di te stessa, di te stesso. Non sto parlando di un amore narcisista, o di un amore egoistico o frivolo. Sto parlando di un amore vero, sto parlando semplicemente di accettarti per come sei. Di capire che da adesso in poi non hai più aspettative verso di te o verso gli altri, la vita, verso papà e mamma. Cioè ti rendi conto, e questo è solo un segno di estrema consapevolezza ed estrema umiltà, ma l'umiltà e la consapevolezza sono pari passo. Cioè la persona umile, per cui consapevole, è la persona che ha capito, che ha realizzato, neanche capito, perché a livello intellettuale tante persone capiscono queste cose, ma poi non è che le incorporino veramente. Ma quando una persona veramente realizza che in fondo nella vita è tutto perfetto così com'è, non c'è niente che dovrebbe essere diverso da com'è. Quando questa cosa, piano piano, piano piano, questa consapevolezza inizia a farsi presente nella tua vita, ti rendi conto che è tutto molto più facile. È molto più facile amarsi, accettarsi, vedersi. È molto più facile amare, accettare, vedere mamma, papà, vedere gli altri. Dico sempre mamma e papà, perché mamma e papà sono la matrice, diciamo, sono la matrice di tutte le relazioni che vengono al di fuori della famiglia. Ma adesso ho parlato abbastanza.
abbastanza, ho visto che non tanti di voi hanno scritto commenti, ma qualcuno sì. Mi piacerebbe agganciarmi a quello che avete scritto. Ok, ho visto che... Ciao Valeria, ciao Valeria. Ecco, Chris ha scritto: per quanto mi riguarda, non ho sentito, riconosciuto la mia natura, quindi ho subito tanti condizionamenti. Grazie della condivisione, Chris. Funziona proprio così, in effetti. Quando non sentiamo, non riconosciamo la nostra natura, cioè la nostra essenza, quello che noi vogliamo veramente, quello che appunto la nostra essenza, la nostra anima vuole, desidera, cosa facciamo? Guardiamo al di fuori e subiamo tanti condizionamenti. Questo è anche uno dei motivi per cui non siamo visti, perché non ci vediamo. Faccio un esempio, e di solito, anche qua generalizzo, ogni individuo ha un proprio trascorso che è peculiare a se stesso, a se stessa, ma normalmente un po' tutti o tanti comunque non si sentono amati al 100% sia da mamma che papà. Non perché mamma e papà non amino, perché mamma e papà fanno come fanno tutti gli esseri umani sul pianeta il meglio che possono fare e che sanno fare. Però appunto mamma e papà magari sono presi da dover lavorare, hanno le loro cose irrisolte qui e là, e allora non hanno tanto tempo, energia, amore, dedizione verso i figli. E allora cosa fanno i figli per compensare? I figli per compensare cercano di condizionare mamma e papà. Per farsi vedere, cercano di essere visti in modi disfunzionali. Perché? Perché non sanno, non hanno, perché i bambini devono ricevere, i genitori devono dare. I bambini non hanno le capacità e gli strumenti per dare, perché sono come se, è come immaginate un contenitore che viene al mondo, un bicchiere vuoto. Se non è stato riempito non ha niente da dare. Però il bambino è molto, tra virgolette, creativo e molto intelligente, per cui farà di tutto per farsi amare e inizia prima, inizia con i metodi più normali, più tradizionali, che possono essere il richiedere affetto, l'abbraccio o magari il pianto. E se i genitori non rispondono in modo funzionale, diciamo, dando amore, affetto, attenzioni al bimbo, il bambino cosa fa? Il bambino si ingegnerà, cioè si creerà altri metodi per farsi vedere dai genitori e le proverà tutte. Per esempio, i bambini che non hanno avuto tanto amore sono quei bambini che poi magari diventano, adesso faccio i casi estremi, si rifugiano nelle dipendenze, magari nelle droghe o nell'alcol. O magari addirittura diventano, diciamo, dei delinquenti o comunque persone violente, aggressive. Ecco, ma tutti questi metodi sono tutti modi per farsi vedere da chi? Per farsi vedere da mamma e da papà. Sono dei campanelli d'allarme e sono come per dire: ehi, sono qua, guardami. Però non sapendo come fare, si usano questi stratagemmi che sono ovviamente disfunzionali, ma è importante saperlo perché. Perché quando noi riusciamo a vedere, sentire, capire che anche dietro a un atto violento, anche dietro a un atto autodistruttivo, come può essere una dipendenza o che ne so io, c'è tanto amore, c'è una richiesta d'amore. Questo è determinante perché affinché noi riusciamo a rispondere invece di reagire automaticamente come delle macchinette in modo negativo a un comportamento già di per sé negativo. E questo è determinante se vogliamo vivere nel mondo che, diciamo tutti, ci piacerebbe vivere. Ok? Questo per dire.
arriva un certo punto della nostra vita quando, anche se nessuno, e ripeto, nessuno al di fuori di noi, né mamma, né papà, né gli amici, né gli amanti, né i conoscenti, né chi non conosciamo, non ci ama, non è capace, non è in grado, non può o non vuole darci amore, noi possiamo, è nostra responsabilità, se lo vogliamo fare, generare amore. Perché l'amore è quello che siamo, non è neanche quello che riceviamo. Ripeto, facile a dirsi e difficile a farsi, ma non è così difficile quando siamo consapevoli che l'amore è l'unica energia promotrice di qualsiasi, e ripeto, qualsiasi movimento. E adesso cosa si fa? Rosa dice, e adesso cosa si fa? Adesso non so quando hai scritto questo, ma lo ripeto, adesso ci si rende conto di delle cose che ho appena detto, ci si rende conto che noi non abbiamo bisogno che nessuno ci ami. Cioè, ne avevamo bisogno quando eravamo bambini. Sì, il bambino ha bisogno di amore come un fiore ha bisogno di essere innaffiato. Ma se siamo diventati adulti, anche alcuni di noi non sono stati innaffiati tanto, alcuni sono stati innaffiati di più, ma è compito nostro innaffiarci di amore, cioè amarci e amare gli altri. Prima di amare gli altri, al di fuori della famiglia, cosa facciamo? È importante riuscire a amare mamma e papà. Lo so, non è facile, però è possibile. Quando noi siamo adulti, è importante, importantissimo, che ci rendiamo conto che non siamo più dei bambini e la nostra parte bambina, quella ferita, quella che vorrebbe sempre essere innocente, è nostra responsabilità, ma è importante, anche se vogliamo vivere bene e felici, non lasciare che questa parte bambina sia al controllo della nostra vita. Questa parte bambina è funzionale che ci sia, è importantissimo avere un bambino vispo dentro perché ci dà creatività, ci dà meraviglia, ci dà gioia di vivere, ci dà tante cose. Ma è importantissimo anche essere consapevoli che siamo adulti e questo è solo l'adulto che è capace a fare cosa? Che è capace a fare quello che si fa durante le costellazioni, ma potete anche farlo senza fare una costellazione formale. L'adulto è quello che si rende conto che adesso mamma e papà, per esempio, o tutti quelli della nostra famiglia e della nostra vita, ma iniziamo con mamma e papà, mamma e papà. Ciò che è vostro, le vostre responsabilità, le vostre aspettative, ma anche la vostra dignità, il vostro destino è vostro. Io mi prendo le mie responsabilità e il mio destino. L'adulto è capace di fare questa scissione e di sganciarsi da questi invischiamenti, dove invece il bambino è sempre speranzoso, se il bambino in noi vorrebbe sempre, anche se abbiamo 50, 60, 70 anni, magari essere visto, avere l'approvazione di mamma e papà. Ma la realtà dei fatti è che magari mamma e papà, proprio perché non sono mai stati visti, non sanno cosa voglia dire, non possono vederci, non si sono mai visti loro, non possono vedere noi. Per cui se ci aspettiamo questo da mamma e papà, potremmo vivere una vita infelici. Per quello che, ripeto, è nostra responsabilità, se vogliamo la nostra renderci felici, diventare genitori di noi stessi, capire che mamma e papà, e riuscire a dire, l'adulto che riesce a dire, mamma, papà, mi avete dato quello che potete, vi ringrazio, mi avete dato la vita, e quello è il dono più grande che mi avete dato. Tutto quello, fatelo adesso, immaginate di dire a papà e mamma, tutto quello che mi avete dato lo prendo con gratitudine, tutto quello che non mi avete dato lo prendo con gratitudine da qualcun altro, in qualche altro modo lo avrò. Capite? L'adulto è capace di non personalizzare le cose come invece lo fa un bambino. E questo è importantissimo per vivere bene, per vivere da persone mature. Perché sapete cosa, in fondo? Ed è bellissimo, a me piacciono le costellazioni perché sono proprio un metodo pratico, pragmatico per mettere in pratica quello che la spiritualità ci ha sempre detto.
cioè niente è personale. Noi soffriamo perché personalizziamo tutto, perché prendiamo tutto in modo personale, come il bambino piccolo che si rende responsabile di tutto, del fatto che mamma e papà si lasciano, del fatto che piova, cioè si chiama pensiero magico. Ma invece da adulti noi possiamo capire che non c'è niente di personale. Faccio un esempio e vi invito a considerare una cosa, tra l'altro. Tutte le volte che ci arrabbiamo, ci offendiamo o che una persona si offende, chi si offende è il bambino innocente e il bambino ferito. Un adulto maturo non si offende, perché un adulto maturo è consapevole che se qualcuno magari ci insulta, non è personale, quella persona mi ha dato solo un suo parere, mi ha detto quello che pensa lei, quello che molto spesso è quello che proietta lei. E allora io da persona matura posso dire ti ringrazio, magari mi dispiace che mi consideri così, mi dispiace che la pensi così, ma ehi, quella è la tua opinione. E non la compro, per così dire. Poi non vuol dire che non considero quello che mi hanno detto e magari c'è tanta verità. E se c'è tanta verità, da persona adulta dico, sai cosa? È vero, mi dispiace, ti chiedo scusa. Ma un adulto sa fare questo. Un bambino invece cosa fa? Si offende e una volta che sei offeso, sei arrabbiato, non ascolti più niente. Ma quante persone al mondo ancora adesso sono adulte, ma si comportano come dei bambini. Ma sono dei bambini. Ecco perché. Perché appunto non si sono sentiti visti magari in casa, non si sono visti loro, dentro di loro, e non hanno visto i loro genitori. Sono lavori importanti questi qua. Determinanti, direi. Perché dico determinanti perché non è un termine di giudizio, perché importanti per me magari possono essere importanti, per un altro no. Però sia che siano importanti per me o per un altro no, sono determinanti per entrambi. Cioè la loro influenza nella nostra vita, indipendentemente dal fatto che le possiamo ritenere importanti o no, queste cose sono determinanti, cioè determinano il fatto che si viva bene, cioè serenamente o meno. Esther dice, io mi dico sempre, sono la figlia di nessuno. Esther, io mi permetto di dirti che non è vero, tu non sei figlia di nessuno. Tu sei figlia di tua mamma e di tuo papà. E se non lo vuoi fare, non farlo, ma è responsabilità tua renderti conto e onorare, prendere nel cuore tua mamma e tuo papà. Quello lo puoi fare tu. Indipendentemente da quello che hanno fatto o non fatto tua mamma e tuo papà, indipendentemente dal fatto che siano ancora in questa dimensione, che siano vivi, che siano morti, indipendentemente dal fatto che siano magari anche addirittura dei malviventi, capisci? Poi, però, anche lì, la mente che mente può raccontarsi qualsiasi cosa, tu puoi credere di essere la figlia di nessuno, perché no? E vivrai la vita sentendoti la figlia di nessuno. E va benissimo così. Franca dice, ciao e buonasera a tutti, grazie Franca. Patrizia anche ci saluta, grazie, grazie Graziella, grazie. Pochi commenti stasera. Ah, Chris, grazie. Allora, mi piace come gli inglesi esprimono questo amarsi con l'espressione self-confidence, intimità con se stessi. Sì, in inglese esatto, si dice self-confidence. Essere, sì, avere confidenza con se stessi, conoscersi. In effetti, per amarsi, cosa serve? Serve frequentarsi e serve essere intimi, serve sviluppare intimità. Uno dei metodi, forse uno dei più efficaci che ci sia per amarsi, anche, ecco, non mi ricordo per scritto, anche se ci si sente figli di nessuno, anche se i genitori non sappiamo chi siano stati veramente o no, se ci abituiamo a passare tanto tempo con noi stessi e a goderci questo tempo in solitudine con noi stessi, senza distrazioni però intendo, e non che siamo con noi stessi però c'è la tele accesa, c'è la radio e la testa va va va. Cioè
Cioè in un ambito di, diciamo, di raccoglimento, quando noi veramente siamo raccolti in noi stessi, quando noi ascoltiamo i nostri pensieri, ecco, quando noi ci vediamo, quando noi ci ascoltiamo, quando noi siamo presenti a noi stessi, poi sì, di conseguenza noi acquisiamo questa self-confidence che poi alla fine è amore per se stessi, ma non solo, è anche autostima. Perché quando, se io mi conosco veramente, io mi stimo, non posso non stimarmi, cioè io so quanto valgo, io so che sono una persona che ha valore, perché l'ho constatato io, neanche me l'hanno detto mamma e papà, perché poi comunque mamma e papà possono avermi detto che io valgo, ma alla fine comunque questo processo di introspezione è utile farlo comunque, anche la persona che è stata amata, che è stata elogiata, è importante che lo capisca di per sé, perché potrebbe, ci sono persone in effetti che magari sono state amate dai genitori, che sono state adulate, ma magari non ne sono poi così consapevoli. E normalmente anche per queste persone di solito è un trauma, un qualcosa di doloroso, un qualcosa che capita nella loro vita che fa sì che si scrollino e si sveglino e che si rendano magari conto che adesso, da oggi devono amarsi loro, non basta l'amore di mamma e di papà se non sono loro che comunque hanno sviluppato questa self-confidence, se non hanno sviluppato questo rapporto molto intimo con loro stessi. Quello è fondamentale, il rapporto che noi abbiamo con noi stessi. Marisa dice: è da poco tempo che ho iniziato a amarmi, dopo costellazione fatta con Luca. E mi sta aprendo un nuovo mondo. Ogni giorno colgo l'opportunità di amarmi e quando barcollo non mi rimprovero più e correggo il tiro. Ah, grazie Marisa per la condivisione, grazie. Hai condiviso una cosa molto molto determinante anche qua, il fatto che quando barcolli non ti rimproveri più e correggi il tiro. Ecco. La relazione che abbiamo con noi stessi, come noi ci parliamo, è non importante, non determinante, di più, è proprio fondamentale. Ci sono persone a volte, ecco, io ero uno di questi, io prima del 2002 mi giudicavo tanto, mi criticavo, ero molto duro con me stesso e ovviamente attiravo persone che dimostrassero questo anche fuori, cioè persone che erano scontrose con me, che erano dure con me, ma il fatto è che anche se, a parte che non le attiravo proprio, le persone dolci che sapevano amarmi, perché io non sapevo amarmi, ma anche l'avessero saputo farlo, io non avrei saputo, potuto accettare, non avrei potuto apprezzare. Adesso, o comunque da quando ho capito come funzionano certe cose, e basta proprio quello, non è che uno debba fare chissà che. Quando ho capito che come io mi relaziono con me stesso determina ai massimi esponenti come gli altri si relazionano con me, io ho iniziato a avere un occhio di riguardo con me stesso, come ha condiviso Marisa. Io ancora adesso, io che davvero, se c'è qualcuno che ha la testa che ci può fare ancora 3.000 cazzate, non so, che ne so, che sbaglia o che fa così, dimentica cose, cioè delle cose che insomma, che una volta, per le quali una volta mi sarei fatto dei pipponi o mi sarei detto che ero un cretino, uno stupido. Adesso o mi faccio una bella risata o mi dico ma che se importa, cioè comunque l'energia che ho proprio verso me stesso è diversa, è più morbida, è più bella, ma è bello. Vi dico una cosa, guarda, scusate, questa luce mi dà fastidio. Una cosa che vi consiglio di fare, ed è bellissimo quando riesci a farla. Renditi conto, si collega un po' al fatto di essere da soli con noi stessi. Se riesci, quando riuscite, quando riesci a intrattenerti, cioè la persona che ti fa star bene, che ti fa ridere, che ti fa star bene, che ti intrattiene, sei tu, è una goduria, perché tu sai poi che sia che ci sia qualcuno, sia che ci siano 10 persone con te, una, 10 o nessuno, tu hai le risorse per star bene.
Io, per me quella una volta era fantascienza, ma proprio fantascienza. Io adesso invece, veramente, a volte sono da solo e mi dico, minchia, che bella la vita, minchia, ma anche qua, non in senso narcisistico, ma ho capito, so come usare la testa, so come usare, come fare certe cose. Io riesco a godere, ma proprio mi dico, e so che quel godimento è autogenerato. Da cosa? Da apprezzare quello che faccio, da pensare cose belle, da pensare alle persone a cui voglio bene. Parlando di costellazioni, non c'è mattina adesso che la prima cosa che faccio quando mi sveglio è dico ciao mamma, grazie, vi consiglio di farlo, ciao mamma, grazie, grazie di tutto per la vita, ciao papà, grazie, grazie di tutto. Capite? E poi cerco di vedere la cosa bella. In tutto, nei miei familiari, nelle cose, quando ti alleni a vedere il bello, a vedere il bello anche dove c'è il brutto, dici: ma fammi un po' vedere, quella persona si è comportata così, ma cosa c'è dietro? Insomma, quando la tua mente è abituata a cercare il bello, a cercare il buono, e ti dirò di più perché c'è solo il buono. Se vuoi vedere il brutto, io lo dico è perché sei abituato a vedere il brutto, ma se vuoi vedere il buono, il bello, l'amore, lo vedi dappertutto. Comunque, quando ti abitui a fare queste cose in questo modo, e questo è un allenamento, pam, pam, piano, piano, piano. Certo, le costellazioni sono potentissime per mettere a posto le cose basilari, cioè se veramente avete del rancore ancora verso mamma, verso papà, lavorateci su. Una volta sistemato quello, tutto rimane più facile. Però puoi lavorare sulla propria mentalità, sul modo di parlarsi, il modo di vedere le cose, è responsabilità nostra. Mamma e papà non c'entrano più. Siamo noi che possiamo imparare a vederci, amarci, così come siamo, come si dice, supportarci anche, darci coraggio. Allora, Luisa dice, io ricordo che da bambina volevo essere sempre guardata, anche fisicamente, negli occhi dei miei genitori. Mentre mi parlavano, ricordo che glielo chiedevo espressamente. Wow, che bello, Luisa! E sono curioso. E loro lo facevano? E se lo facevano, immagino che fosse una cosa bellissima. E tanta roba che ti piaceva già da bambina e che richiedevi esplicitamente che ti guardassero negli occhi. Bella cosa. Perché gli occhi nutrono, sapete? Quando guardiamo qualcuno negli occhi e li vediamo proprio, wow, gli occhi sono agenti molto potenti. Silvia dice: ciao Luca, buonasera, grazie, ciao Silvia, benvenuta. Maria dice: ci sono tanti imbecilli che offendono e non chiedono scusa. E vabbè, affari loro. Sono tante persone che non sono abituate così, e vabbè. Francesca dice, nel caso dei genitori adottivi, puoi dirci qualcosa? Spesso i figli sono in netto contrasto con i genitori adottivi. Grazie, bello, grazie, bella, bella domanda. Hey, genitori adottivi è un argomento molto, 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 molto delicato. E sì, è vero, a tante volte i figli adottivi sono molto in contrasto con i genitori adottivi. Io ne conosco, me ne vengono già in mente due o tre a dir poco, di persone che conosco, sono state adottate e in effetti non hanno avuto una vita felice. L'adozione è una cosa delicata perché prima di tutto è importantissimo, determinante il motivo per il quale i genitori hanno deciso di adottare. Allora, se i genitori hanno deciso di adottare per riempire un loro vuoto, per sostituire magari figli che non hanno avuto o che avrebbero voluto avere, comunque per riempire un vuoto, già si parte in un modo che non è molto benefico per nessuno, soprattutto per il figlio o per i figli, perché il figlio e i figli lo sentono questo, sentono che hanno già, arrivano in quella famiglia già con un compito che è impossibile adempiere, perché come sappiamo cosa ci insegnano le costellazioni familiari, ma cosa ci insegna la vita, in fondo, è che noi possiamo solo essere responsabili del nostro benessere emotivo, della nostra felicità. Noi non possiamo essere responsabili di nessun altro. Però, come sappiamo,
I bambini, proprio perché siamo esseri che amano incondizionatamente, i bambini amano tanto quanto amano i cani o i gatti incondizionatamente. Solo che poi noi siamo condizionati e siamo abituati a giudicare, a fare le ripicche e tutto un po'. E allora sembra che non amiamo incondizionatamente, ma lo facciamo. Ed è proprio per questo amore incondizionato che i bambini cercano di dare, perché sentono, i bambini sono molto sensibili, cercano di dare a ognuno quello che quella persona di cui ha bisogno o vorrebbe. Ecco, dare a dei genitori che adottano per riempire un vuoto, i bambini non possono farlo questo, per cui si parte già con un piede molto sbagliato. E poi una cosa importante per i genitori sarebbe importante e opportuno, utile, che si rendessero conto che loro non sono i genitori biologici. Nessuno può sostituire i genitori biologici. L'unici mamma e papà sono i genitori biologici. Loro fanno da tramite, fanno da sostituto, sì, ma non sono i genitori biologici. Per cui anche quando, per esempio, i genitori si rapportano con i figli adottati come se fossero i loro figli, come se loro fossero i loro genitori, commettono uno sbaglio, perché non è la realtà. E la realtà è che loro fanno le veci dei genitori. C'è da dire poi anche, ha una grande influenza il fatto che i genitori adottivi magari possono sentirsi superiori dei genitori biologici, possono non rispettarli, in questo caso anche deleteria la cosa, perché i bambini adottivi loro ameranno a un certo livello sempre mamma e papà. Per cui per chi è stato adottato, è importante, io quando faccio costellazioni con chi è stato adottato, sì, è importante e lo vedo proprio che vedi come si connettono assumono forza quando riconoscono mamma e papà, anche se mamma e papà li avessero abbandonati, eh? Anche se mamma e papà dopo la nascita hanno detto non ti voglio. È importante onorare il fatto che la vita è arrivata da loro e loro sono mamma e papà. E io sono il 50% mia mamma biologica, 50% mio papà biologico, non i genitori adottivi. Poi ovvio, si ringraziano anche, si prendono anche nel cuore i genitori adottivi. Ovvio, perché comunque hanno un ruolo anche importantissimo, ma i genitori veri vengono prima dei genitori adottivi. Franca dice: a me piace stare con me stessa e ne sento l'esigenza di stare sola con me stessa. È una bella esigenza quella, continua a nutrirla. Se ti fa star bene, cosa c'è di più bello? Scusa, Amalia dice buonasera, Gabriella dice buonasera, Valerio dice buonasera, ciao Valerio. Amalia dice: io sto iniziando a volermi più bene, mi rendo conto che ci vuole impegno e costanza, che a me viene meno ogni tanto. Ah, l'impegno e la costanza. Eh sì, sono lavori lenti, sono lavori che richiedono proprio dedizione, e pazienza. Il volersi bene, l'amarsi veramente come amare gli altri, volere bene gli altri veramente è una cosa che si cura, è un po' come curare un qualcosa, una pianta. Dessi dice buonasera. Ciao Maurizio, ciao. Sara dice ciao. Ciao Chicca, grazie. Adesso dice: mio padre mi portava dal barbiere a tagliarmi i capelli come un maschio, pur essendo femmina. Hai capito, vedi? E lui cos'è? Avrebbe voluto un maschietto, mi portava dal barbiere a tagliarmi i capelli come un maschio, pur essendo femmina. Adesso dice: in sostanza, ah, vedi, sì, in sostanza cercava di mascolinizzarmi. Eh sì, anche queste cose hanno una grande influenza sui figli, il fatto, le aspettative dei genitori, il fatto che i genitori appunto vorrebbero che il ragazzo o la ragazza fosse il contrario, insomma. Luisa dice: a volte lo facevo di guardarmi negli occhi. Ah, ecco, i genitori, giusto, che tu chiedevi, che ti guardassero negli occhi, dici. A volte lo facevano di guardarmi negli occhi e per me era come se ascoltassero attentamente ciò che volevo dirgli. Per me era essenziale, come se fossi ascoltata con lo sguardo.
In effetti sì, lo sguardo, essere proprio visti, guardandosi negli occhi, tante volte è più potente, sicuramente più potente del parlarsi senza guardarsi negli occhi. Cioè, si instaura un tipo di connessione e di comunicazione che trascende la mente, trascende il linguaggio. Eh sì, sono cose grandi. Ciao Mary, buonasera anche a te. Chris dice: anch'io ho avuto questa sensazione, grazie per avermela ricordata. Sai che non mi ricordo a che sensazione ti riferisci, Chris? Perché tu hai scritto quando io dicevo qualcosa, non mi ricordo più che sensazione era. Bu, bu, bu. Non lo so, spero di... Beh, tu lo sai comunque. Ciao Graziella. Maria dice: sempre tanta gratitudine per mamma e papà. Io li ringrazio tutti i giorni, anche se sono nell'oltre. E sì, continua a farlo perché c'è una dimensione, perché comunque siamo esseri multidimensionali, ok? Però qua siamo focalizzati in questo spazio-tempo quadridimensionale, ci sembra che ci sia solo quello, ma no, c'è una realtà, lo sappiamo, che è una dimensione dove in effetti lo spazio e il tempo non esistono. E per cui sì, quando noi pensiamo a qualcuno, sia qualcuno che non è fisicamente con noi, che magari è dall'altra parte del pianeta, e sia che sia qualcuno che non è più con noi perché fisicamente non c'è più, noi comunichiamo con quelle persone. E come? Ciao Rita. Ciao Veronica, ciao, 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 ciao a te. Bello vederti qua. E sì. Ed è per quello anche che quando con le costellazioni pronunciamo certe frasi risolutive, noi possiamo mettere a posto cose con persone che non ci sono più, magari da 2 o 3 generazioni. E facendo questo, noi mettiamo a posto cose irrisolti che avevano loro, e è come se noi scrivessimo già, riscrivessimo, tra virgolette, il presente sicuramente, ma anche il futuro. Noi condizioniamo, quando prendiamo nel cuore qualcuno, quando prendiamo nel cuore mamma, papà, o magari qualcuno che era stato escluso. Se scopriamo che c'era stato un irretimento, nella nostra famiglia, cioè qualcuno o noi avevamo delle caratteristiche forti di qualcuno che era stato escluso nel nostro sistema familiare, noi, lavorando in questa dimensione dove non c'è lo spazio e il tempo, noi sciogliamo dei nodi energetici, dei blocchi. E poniamo fine a un qualcosa che continuava a ripetersi nel nostro sistema familiare. Lo facciamo per noi, ovviamente, ma anche per tutti gli altri. Per questo che la responsabilità più grande che abbiamo tutti non è tanto quella di essere visti dagli altri, ma quanto vederci noi e vedere gli altri e stare bene, essere felici. Questa, se c'è uno scopo della vita, è questo qua. Se c'è un significato, un motivo per cui siamo qua, è questo e nient'altro. Tutto il resto arriverà. Quando noi stiamo bene, quando siamo sereni, quando siamo felici, quello che è più consono a noi, la relazione più consona, la vocazione più consona, arriva. A volte facciamo le cose al contrario, cioè cerchiamo: ma cos'è che voglio fare nella vita? Preoccupandoci, ma dovrei trovare la persona con cui passare il resto della vita, da uno stato di preoccupazione, di stress. Non funziona così, lì facciamo dei casini. Quando invece, e l'invito che faccio a tutti, facciamo basta, time out, pausa. Cioè pausa, io continuo a vivere, a fare le cose che faccio, però aspetta, oh, da adesso in poi la cosa più determinante è la calma, è il fatto che io mi ascolto, è il fatto che io metto a posto la relazione che ho
con papà, con mamma, se non ho messo a posto. Quando io ho messo a posto la relazione con mamma, la relazione che ho con papà, ah, la relazione che ho con me, ah, tutto il resto arriva. Questa è l'unica responsabilità, grande responsabilità che abbiamo. Non so perché sono arrivato a dire questo, da dove sono partito. Come sempre parto da qualche parte, poi mi perdo, non so più dove finisco. Luigia dice, ciao Luca, sono arrivato adesso, ti seguo, ti riguardo poi. Ok, a più dopo. Ah, Chris, grazie. Ecco, Chris dice, mi riferivo, Luca, al commento di Emanuela Dessi. Ah, che dice, a me tagliavano i capelli molto corti e dal barbiere. La mia mamma non amava i miei riccioli, ma forse c'era dell'altro. Ah, la tua mamma, Chris, non ti piaceva, a lei non piacevano i riccioli, ma forse c'era dell'altro. Può essere che ci fosse dell'altro. Penso di sì, perché i riccioli di una bambina sono così belli, magari sì, magari le ricordavano, innescavano qualcos'altro, magari in lei, potrebbe essere. Dessi dice, quando è che noi genitori non vediamo i figli? In una costellazione mi è stato detto che non mio figlio non era visto, ah, che mio figlio non era visto né da me né dal padre. Mi è crollato il mondo addosso, perché vivo per lui e faccio tutto per lui. Anche la costellazione l'ho fatta per lui. Ai, frasi forti queste, eh? Aspetta che le rileggo. Quando i genitori non vedono i figli. In una costellazione mi è stato detto che mio figlio non era visto né da me né da mio padre. Mi è crollato il mondo addosso. Perché vivo per lui e faccio tutto per lui. Anche le costellazioni l'ho fatta per lui. E comunque ti dico, adesso, a parte il fatto che quello che possano averti detto durante la costellazione, e sono frasi forti quello che hai scritto, eh? Perché tu vivi per tu non, guarda che. Se tu vivi per tuo figlio, però la domanda da chiederti, che non devi dirlo adesso, fatela chiedere tu, è se come si vive tuo figlio la relazione con te. Ma se, da quello che scrivi non mi stupirei se tuo figlio si sentisse pesante, ma pesantito da cosa? Da tutte le aspettative che tu gli putti addosso. Guarda qua, allora, io vivo per lui. Io faccio tutto per lui. Sai cosa vuol dire in queste frasi? Tu stai dicendo che la tua felicità dipende da tuo figlio. Tuo figlio, ma certo che c'è tanto amore in queste parole, non lo metto in dubbio, tu sei, lo ami ai massimi esponenti, ma se tu vivi per lui e tuo figlio è tutto per te, vuol dire che lui è la fonte della tua felicità. Inconsciamente tuo figlio si sente un macigno sulla testa, non può essere libero, perché sa che mamma fa tutto per me, come, tutto per lui. Sai cosa vuol dire? È proprio nell'occhio del riflettore, cavolo, tanta roba, fin troppa, capisci? Addirittura tu fai la costellazione per lui. Posso, mi permetto di dirti, lui per lui, tu per te. Tuo figlio, fai le cose per te, non per tuo figlio. Poi ovvio, io non so, primo non so quanti anni abbia tuo figlio, ma anche fosse un bambino, la tua felicità emotiva non dipende da lui, anzi, proprio per anche fosse piccolo, più è piccolo, più grande, non importa, la tua felicità è in mano tua adesso, non di tuo figlio. Toglilo da questo peso, non sto scherzando. Adesso, guarda, chiudi gli occhi e tutti quelli che pensano che la loro felicità dipenda da qualcun altro, dal figlio. Chiudete gli occhi, guardate il figlio davanti, vedete il figlio davanti o con gli occhi aperti, non importa, e ditegli, caro figlio, cara figlia, rilascio adesso la responsabilità che ti ho dato a riguardo della mia felicità. La tua felicità è in mano tua, la mia felicità è in mano tua. Prendo ciò che è mio e lascio a te ciò che è tuo. Non ho aspettative emotive nei tuoi confronti. Cioè, sono cose importanti, eh. Ci credo, non so, ma magari ti hanno detto una cosa veramente ovvia. E che poi, perché tu se guardi tuo figlio come la fonte della tua felicità, è già che tu non puoi vedere lui, eh. Tu vedi quel qualcosa, lui è l'oggetto del tuo benessere. Ma che ci sta, eh. Cioè, voglio dire, non è che funziona così. Però funziona così, ma questi amori amando in questo modo non amiamo funzionalmente. Comunque, Marina dice, buonasera a tutti, poi ti ascolto bene dall'inizio, sempre importanti queste tue dirette, grazie, 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 prego, prego, prego. Alessandra dice, buonasera Luca, tutte le grazie.
Dessi dice grazie, prego, Dessi, riflettici su. Dessi, è grande, tanto più che grande, Dessi, tanto più che grande. Lascialo, liberalo, prego, Dessi, veramente liberalo. Sapete cosa? Il regalo più grande che possiamo fare agli altri è farci gli affari propri. Ma anche ai bambini piccoli, bisogna ai bambini piccoli di insegnarsi alla scuola. Mamma, gli affari tuoi sono tuoi, gli affari miei sono miei. Punto. Se ognuno su questo pianeta si facesse gli affari propri, ma io ne sono certo che vivremmo in un mondo molto più tranquillo, molto più figo. Perché? Perché se io non mi sto facendo gli affari degli altri, non mi sto preoccupando che qualcuno sia la fonte del mio benessere, stia bene, non stia bene, stia male. Io mi faccio gli affari miei, mi nutro io di tutto quello che ho bisogno, anche emotivamente, ma quando faccio questo io libero lo spazio perché un altro possa fare la stessa cosa. Perché non vi è mai capitato, e penso sia capitato a tutti, pensa, e questo è quanto noi siamo tutti così percettibili e sensibili, anche da adulti, figurati da bambini. Non ti è mai capitato di essere da qualche parte e lo sai, cioè non lo sai ma lo senti che qualcuno ti sta guardando e ti giri o che vedi che quella persona ti stava guardando, è focalizzata su di te. Si sente, giusto? E non è così piacevole questa sensazione, a meno che non sia una persona di cui sei infatuata pure tu, allora guarda, bam bam bam, boom, cioè, capito? Se no è quasi un'intrusione, ecco. Ma così funziona l'energia, eh? Quando noi pensiamo a qualcuno, tanto più con delle aspettative, hai voglia quanto peso stiamo dando a quella povera anima? Ma davvero sono cose importanti e quella povera anima non può amarci, a meno che non sia una persona invischiata con noi, che sia anche bisognosa o comunque appunto che abbia la sindrome della croce rossina e così via, cioè un gioco marcio tra tutti e due. Ma se vogliamo veramente essere capaci di amare, far sì che gli altri ci amino, è indispensabile, ripeto, finiamo da dove abbiamo iniziato, diventare genitori di noi stessi, cioè essere adulti, avere visto, perché lui che non si sente visto, avere visto, ascoltato e continuare a vedere, ascoltare, a prendere nel cuore, nel nostro cuore. Il bambino ferito, il bambino innocente. E noi diventiamo genitori di noi stessi. Sì, noi italiani siamo tanti mammoni, è vero Graziella? Comunque, diventiamo genitori di noi stessi. E già lì lasciamo in pace questi poveri genitori ai quali, mamma mia, basta, avrebbero dovuto fare, avrebbero dovuto dire, non mi hanno mai amato, non mi amano, basta, basta, non siamo più bambini. Ci prendiamo il nostro bambino nel cuore noi e poi io lo consiglio sempre, poi ognuno fa quello che vuole, se riusciamo, ma non è difficile, riconosciamo ciò che è. Noi siamo qua grazie a mamma e papà, indipendentemente da chi sono e cosa hanno fatto. È un dono grande quello che ci hanno dato, molto grande. Per cui iniziamo a vedere loro, perché tra l'altro anche qui la dinamica funziona così e non c'è cattiveria, non c'è mai negatività, lo sapete, eh? Però quando la persona non si sente vista, normalmente non vede neanche i genitori, mamma e papà, anzi, perché proprio latente c'è, latente o magari addirittura espressamente aperta, c'è un risentimento, un rancore verso mamma e papà che non ti hanno mai visto. E allora tu non vedi loro, ed è come un cane che si morde la coda. E con questa energia io non riuscirò mai a farmi vedere o a vedere nessun altro al di fuori della famiglia. Per questo che ripeto sempre, perché la verità, alla fine, la verità non si stanca mai. Si ripete sempre le situazioni finché non le impariamo. E io sono sempre qua a dire più o meno sempre le stesse cose, che poi prima o poi alcuni entrano subito, alcuni ci mettono un po' di più. Ma ripeto, è responsabilità nostra. Vedere noi e vedere chi? Vedere mamma e papà, perché se noi non vediamo mamma e papà e non li ascoltiamo, cosa significa a livello pratico? Significa semplicemente prenderli nel nostro cuore e rispettare il loro modo di essere e prenderli per come sono, perché amore, l'amore vero, è uguale rispetto
E rispetto cosa vuol dire? Non giudizio. Se c'è giudizio non siamo rispettosi e non stiamo amando, perché il giudizio è sempre solo il seme della sofferenza. Fa sì che noi diventiamo arroganti e insolenti, per cui amore uguale rispetto uguale giusta distanza. Cioè, se con qualcuno risuono, abbiamo le stesse mentalità, diciamo, risuoniamo, insomma, se vediamo il mondo nello stesso modo, ok, possiamo anche stare vicini vicini, stiamo benissimo, siamo a nostro agio. Con qualcuno, e magari possono essere i nostri genitori, abbiamo delle mentalità così diverse, cioè non è che siamo proprio in sintonia e troviamo la giusta distanza, no? Se papà, mamma o qualcuno nella nostra vita veramente non ci piace il loro modo di fare, ok, li amiamo, ma troviamo difficile stare con loro, prendiamo la giusta distanza, li prendiamo in piccole dosi. Però l'importante è che quando li pensiamo, quando siamo con loro quel po' di tempo, noi siamo sereni, noi li apprezziamo per come sono. Se ci comportassimo così, con tolleranza, con amore, senza giudizio, con noi stessi in primis, e con mamma e papà e con tutto il mondo, io sono convinto, ma veramente non penso sia un'utopia, che nel mondo potrebbe veramente regnare molta, ma molta più pace di quella che c'è. Perché i conflitti, e sicuramente i conflitti come li stiamo vivendo ancora al giorno d'oggi, anno 2023, non sono più necessari, secondo me, ma veramente. Sono proprio solo alimentati, ripeto, dal giudizio, dal pregiudizio e dal fatto che a volte non ci prendiamo le nostre responsabilità. Il momento che si decide, sono io il responsabile del mio benessere, indipendentemente da tutto, sicuramente avrò cose da mettere a posto, non è che boom, tutto si sistema così perché ho capito questa cosa, no, però io mettendo a posto quello che c'è da mettere a posto e continuando a lavorare su me stesso, riusciamo veramente a vivere una vita serena e felice, indipendentemente dal passato che abbiamo, te lo assicuro. Leggo solo più questo, poi dobbiamo ascoltarci perché è già i 30, ah no, 29, 36, un minuto. Ok, Valeria dice: io non riesco a stare serena con mia mamma, per lei sono sempre inadatta e trova sempre qualcosa da ridere o da ridire, immagino. Valeria, lo so che non è facile, ma l'unica responsabilità che hai è di prenderla così com'è. Se tu riuscissi a non sperare che lei fosse diversa e a prenderla nel cuore così com'è, magari qualcosa cambierebbe. O comunque sicuramente la tua attitudine verso di lei. E chissà, magari lei cambierà anche attitudine verso di te. Quello non è detto, ma è possibile. Siamo arrivati alla fine dell'ora, come sembra, sempre passati 5 minuti. Grazie a tutti per tutto. Un abbraccio grande, grande, vi voglio bene e ci vediamo tra 2 settimane. Assolutamente sì, mi sono abituata. Bene. Ciao Chris, ciao a tutti, ciao Silvia, ciao ciao.